Passiamo ora a analizzare le varie modalità di registrazione al VLG della Regione Calabria e diciamo, le modalità di fruizione delle risorse didattiche. Tutti voi vi siete iscritti in questo momento all'evento dell'aula virtuale, quindi conoscerete già la modalità, però vorrei un attimo ripeterla anche perché, visto che ci sono delle persone che stanno seguendo e che potrebbero effettivamente. Questo, diciamo, è il punto fondamentale per poter garantire un accesso all'ambiente senza, diciamo, imbattere in alcuni errori. Quindi preferisco un attimo illustrarlo. Allora, per poter accedere al Web Learning Group della Regione Calabria è necessario registrarsi con una username personalizzata. Quello che vedete in questa slide è il flusso di comunicazione delle username che è stato praticamente attivato tra lo staff TEO e il referente del Web Learning Group. A seguito di una richiesta numerica di un numero X di username, lo staff TEO fornisce queste username. Il referente dovrà poi o direttamente o attraverso altri soggetti diffondere e distribuire queste username ai vari utenti che dovranno iscriversi al Web Learning Group. Gli utenti a questo punto potranno registrarsi al portale o dalla URL personalizzata che è stata comunicata, semplicemente, diciamo, cliccando su Registrati al portale e poi vedremo compilando il form di registrazione. È possibile anche lo stesso registrarsi al portale ed essere associati al Web Learning Group anche dalla home page del portale, cliccando su Registrati al portale. Noi consigliamo, per evitare un'eventuale dispersione all'interno del portale, di indirizzare l'utente alla, diciamo, maschera di registrazione personalizzata. Comunque l'alternativa del portale pubblico è disponibile. Una volta che l'utente ha cliccato su Registrati al portale, dovrà in tutti e due i casi autorizzare al trattamento dei dati. È possibile anche visualizzare l'informativa TRIO, diciamo sul tema della privacy, cliccando sulla parola attiva. A questo punto dovrà l'utente compilare tutto il form di registrazione nelle parti obbligatorie, che sono quelle scritte in rosso e con l'asterisco, inserendo la username che è stata comunicata dal referente del VLG. Questo è il punto più delicato, perché se non avviene questa operazione, l'utente si registrerà lo stesso al portale, ma sarà riconosciuto come un utente, diciamo, cittadino e quindi non associato alla personalizzazione. Una volta che l'utente gli avrà compilato tutti i campi obbligatori previsti nel form di registrazione, dovrà cliccare su Crea il mio nuovo account. A questo punto il sistema invierà una mail all'indirizzo che è stato inserito nel form di registrazione. L'utente dovrà diciamo, cliccare sul link attivo che è presente nella mail per confermare la registrazione. La prima volta che l'utente si loggerà al portale, dovrà compilare, diciamo, completare la compilazione del form di registrazione con tutta una serie di informazioni riconducibili alle schede previste dall'FSE. TRIO è un progetto cofinanziato dall'FSE e quindi dobbiamo anche raccogliere tutta una serie di informazioni che sono in linea con quelle previste nelle schede per le attività formative finanziate dall'FSE. Una volta che avrà compilato quindi tutta una serie di informazioni sul titolo di studio, la condizione professionale e altre, dovrà cliccare sul pulsante di aggiornamento del profilo. Per quanto concerne invece il login al Web Learning Group della Regione Calabria, questo sarà possibile sempre dalla pagina che comparirà
digitando la URL personalizzata e quindi inserendo la username, la password e cliccando sul pulsante login, o anche sarà possibile dalla home page del portale pubblico. Quella che apparirà sarà la My Home del VLG della Regione Calabria, un ambiente che si caratterizza per la presenza del logo, diciamo, dell'ente, per la presenza del nome e il cognome dell'utente che si è loggato e soprattutto, a parte l'area dei corsi consigliati che abbiamo prima descritto, fondamentale anche è il box dei requisiti browser. Questo è un box che effettua un controllo sulla configurazione del browser rispetto a quelli che sono gli standard minimi per una corretta fruizione delle risorse didattiche Trio. Se la configurazione è perfetta, il simbolo, diciamo, il cerchio sarà verde, quindi vuol dire che la configurazione è perfetta. Se invece sarà rossa, sarà indicato all'interno di questo box quelli che sono i requisiti non soddisfatti, nonché saranno presenti dei link per poter accedere alle FAQ e poter poi risolvere il problema. Da questo ambiente, nella parte alta, come vedete, è presente la guida Web Learning Group. Naturalmente, cliccando sul link sarà possibile scaricare la guida. Il consiglio che noi diamo è quello di diffondere questa guida tra tutti i partecipanti, diciamo, alle attività formative che saranno erogate attraverso il Web Learning Group della Regione Calabria.